Allora, buonasera. Avevo l'orologio indietro e non mi sono accorta che sono già le 3:15. Stavo aspettando le 3:15, ma con l'orologio indietro avrei fatto ritardare ulteriormente. Per prima cosa vi do il benvenuto, vi porto i saluti della collega Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dei Lincei, che si scusa ma oggi per, a causa di un altro impegno non può essere qui. Un'altra comunicazione brevissima prima di presentare le nostre relatrici di oggi. Una comunicazione brevissima sull'incontro del 16 aprile, di mercoledì 16 aprile. Dunque, io, infrangendo un po' il programma fissato dall'Accademia dei Lincei a livello nazionale, sapete che questo nostro ciclo di incontri si inserisce in un quadro nazionale di corsi di aggiornamento organizzato dall'Accademia dei Lincei e che, come loro formato standard, prevedono una lezione seguita da un laboratorio. Infrangendo, facendo una piccola variazione a questo modello standard, io ho inserito come ultimo incontro, quello del 16 aprile, una sorta di tavola rotonda, seminario, presentazione di progetti. Non esistono precedenti per questa cosa, quindi diciamo l'ho messa in programma con un minimo di azzardo. Però io l'ho fatto con un minimo di azzardo, ma contando sulla vostra partecipazione, sulla vostra voglia di presentare ai colleghi delle vostre esperienze didattiche, di presentarle, quindi di discuterne, di confrontarle con altre, di vedere cosa possiamo imparare gli uni dagli altri. E io imparare, basta, visto che di scuola so veramente molto poco. Io appunto insegno linguistica italiana all'Università di Pisa, con gioia e grande interesse ho organizzato questo ciclo di lezioni, ma soprattutto con la speranza, vero, di imparare. Quindi per l'incontro del 16, io chiederei agli interessati, nessuno ovviamente è obbligato, ma chi volesse farlo, di proporre un breve intervento, 15 minuti diciamo al massimo, per poter dare spazio a più persone possibili, scrivendomi, fermandomi nel corridoio, proponendomi qualcosa, in modo da poter elaborare in queste settimane un canovaccio di interventi che occupino le nostre 2 ore e mezza, 3 ore, che possano così favorire una discussione, una riflessione comune. Questo non avevo avuto modo di dirvelo nell'incontro precedente, ve lo dico ora. Chi fosse interessato, per favore, mi scriva. E ora passiamo invece alle nostre relatrici di oggi, che hanno una grande competenza nell'insegnamento dell'italiano nelle scuole. La nostra prima relatrice è la professoressa Stefania Stefanelli, della Scuola Normale Superiore per tanti anni, è una storica della lingua italiana, allieva di Giovanni Nencioni, espertissima, una delle massime esperte di lingua del futurismo e lingua del teatro, questo come suo coté scientifico, al quale però ha associato in anni molto recenti un interesse per la didattica nelle scuole. E infatti Stefania Stefanelli è una degli autori di questi volumi, Il nostro italiano si chiama, sì, un manuale per la scuola secondaria di primo grado,
ricco di esercizi e proposte, ora naturalmente lo farò girare, al quale ha collaborato anche Valentina Firenzuoli e Valeria, no. Comunque abbiamo due, un'autrice, una collaboratrice di questo manuale che io farei passare direttamente, molti di voi probabilmente lo conosceranno, è uscito nel 2011, però lo potete vedere. Il laboratorio sarà specificamente tenuto dalle professoresse Anna Valeria Saura e Valentina Firenzuoli, professoresse nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e comandate presso l'Accademia della Crusca. Comandate presso l'Accademia per occuparsi dei corsi di aggiornamento per insegnanti che ormai da molti anni l'Accademia della Crusca organizza e tiene. Nell'ambito di questi corsi organizzati a Firenze dall'Accademia della Crusca sono state prodotte varie cose. Vi ricordo, e poi ne parleranno loro con maggior dettaglio, dei DVD CD Insegnare Italiano dedicati specificamente a varie tematiche, DVD e CD con registrazione delle lezioni tenute e materiale aggiuntivo, e poi interessanti volumi che vedrete e di cui vi parleranno, rivolti anche questa alle scuole secondarie, intitolati all'italiano in movimento e dedicati ciascuno a un argomento particolare come i linguaggi dei media, i linguaggi artistici, i linguaggi giovanili, oppure un volumetto, questo per la scuola primaria, ma adottabile anche in altri, diciamo, da cui trarre spunto anche per altre scuole di altri gradi, sul lessico. Ma di questo veramente parleranno loro con maggiore dettaglio. Mi pare di aver detto tutto e quindi lascio la parola a Stefania Stefanelli che ci parlerà di testo e scrittura. Grazie. Grazie alla collega e amica e collega Roberta Cella che ci ha invitato oggi qui. Dunque, il titolo testo e scrittura. Che dire, è chiaro come elemento, diciamo, fondante, principale, è chiara la relazione fra l'esercizio della scrittura e la testualità. È chiaro che ogni volta che si parla di testo si pensa a un progetto, cioè il testo è un progetto che si realizza nella scrittura, e questo per quanto riguarda la competenza attiva, diciamo così, della testualità. Nello stesso tempo il testo è il progetto che chi lo legge deve intuire, il progetto che sta alla base del testo che si accinge a leggere. Questa è un po' l'idea generale. Ora, dunque, niente di meglio. Eccolo. Pisa. Ho portato qualche slide perché per la lettura appunto di cose che sono più evidenti nella visualità che non soltanto nell'oralità, cioè è molto evidente che cosa è la scrittura quando la si compara con un testo parlato. Questo testo che vedete porta anche un nome, che è la professoressa Saura, che è qui presente, quindi questa è la garanzia dell'originalità di questo testo, cioè il testo non è stato inventato, ma è stato prodotto diversi anni fa da alcuni, questo da una, ma insomma poi c'erano varie repliche, diciamo, di ragazzi della classe di Valeria,
E la cosa che abbiamo deciso insieme di proporre a questi ragazzi è, primo, cosa complicatissima, di trascrivere la registrazione di quello che avevano detto, cosa complicatissima. Secondo, cosa complicata ma forse addirittura un po' meno, è quella di ridurre in testo accettabile e corretto il discorso parlato che avevano prodotto. E quindi qui vedete, lo leggo, insomma è sotto gli occhi di tutti voi, ho evidenziato in rosso le caratteristiche tipiche dell'oralità, cioè per esempio le esitazioni piene e vuote, come questo che è un'esitazione vuota, ma siccome insomma sono esitazioni, pur sempre esitazioni, anche se riempite da parole semanticamente non importanti, diciamo così. Poi si vede per esempio che ci sono anche delle interruzioni, degli inserti che interrompono il flusso del discorso, e il famoso cioè, anche questo è un elemento, sono tutti elementi in sostanza che servono a prendere tempo, come voi sapete, e che inseriscono all'interno del discorso una temporalità più allargata, in modo da poter produrre il testo sul momento, diciamo così. Ma in realtà, e poi sotto c'è invece, come vedete, la traduzione in lingua scritta, che tra l'altro ho evidenziato in verde i bambini, perché questo mi è sembrato interessante. In realtà poi la trascrizione, cioè per meglio dire la riorganizzazione scritta di questo brano parlato, è avvenuta in maniera soddisfacente, componendo però l'enunciato in due periodi, perché nella primo esempio che vedete nel discorso orale c'è un flusso del parlare che non si interrompe nemmeno, diciamo, di fronte a dei cambiamenti di natura sintattica. Le barre doppie che vedete non corrispondono ovviamente alle suddivisioni sintattiche del periodo, ma soltanto a delle pause più lunghe che alle volte non corrispondono affatto con gli elementi sintattici. Mentre invece, appunto, dicevo, nella riformulazione successiva, come vedete, c'è questa riorganizzazione anche sintattica del testo, che elimina elementi inutili, superflui, ridondanti, quindi la ridondanza che scompare, e i bambini, questo che era un soggetto sottinteso, cioè sottinteso ma proprio perché nell'atto del parlare era chiaro che il soggetto di tutto questo periodo, di tutto questo enunciato, erano questi bambini sfruttati, eccetera. Ma qui evidentemente l'idea di interrompere, di spezzare il lungo periodo orale in due periodi scritti, induce nella ragazza, non mi ricordo, che scrive, induce l'esigenza di richiamare e quindi ripetere il soggetto di questo discorso. Ci sarebbero molte cose da dire. È chiaro che le situazioni, i contesti pragmatici in cui si svolgono i due atti, quello della scrittura e quello dell'oralità, hanno connotati assolutamente diversi tra loro. Intanto gli aspetti pragmatici riguardano la compresenza, per esempio, degli interlocutori nella lingua parlata. Compresenza che non voglio tirarla tanto in lungo, perché va da sé, capite da voi insomma che cosa comporta questa compresenza, che è fatta anche di mimica, se vogliamo, l'ultimo punto che scrivo, gli elementi intonativi e gestuali, la mimica, l'espressione dell'interlocutore che può far sì che il parlante si dia una regolata, come si suol dire. E i tempi dell'enunciazione, il canale, che è appunto quello dell'oralità, sono tutti fatti che caratterizzano queste forme di enunciato orale,
e che si diversificano profondamente dal momento della scrittura, perché è chiaro che la compresenza degli interlocutori nel parlato fa sì, nel dialogo orale, fa sì che tutta una serie di cose possano rimanere implicite. Questo non è possibile nella scrittura, perché nella scrittura sappiamo bene che non c'è compresenza di interlocutori, c'è un atto individuale di scrittura che è destinato a una successiva lettura, oltretutto di destinatari anche sconosciuti, anzi senz'altro sconosciuti, spesso quasi sempre sconosciuti. Il fatto che il tempo, ecco, i tempi dell'enunciazione, è chiaro che c'è questa improvvisazione nel parlato che invece nella scrittura, dato che il tempo si allunga, il tempo a disposizione si allunga, si realizza in una sorta di pianificazione. E questo per esempio incide molto anche sulle autocorrezioni, che nell'oralità sono, hanno varie modalità di presentarsi, interruzioni, congiunzioni di vario tipo, eccetera. Di fatto però nell'oralità accade che nessuno possa, tra virgolette, cancellare quello che è stato detto. Quindi c'è il bisogno di riformulare tutto un discorso che evidentemente è stato preceduto da un altro discorso analogo ma giudicato insufficiente dal parlante. Nella scrittura c'è la possibilità di cancellare tutto e ricominciare tutto da capo, e questa è la pianificazione che si diceva appunto del testo. È chiaro a questo punto che c'è tutta una serie di differenze tra modalità sintattiche e modalità lessicali in cui si estrinsecano i due separati atti linguistici, perché per esempio nella lingua parlata troviamo a livello di sintassi che c'è un'ampia presenza delle forme fatiche, senti, ecco, guarda, i deittici. I deittici sono importanti perché è chiaro che se io dico dammi questo libro, è chiaro che posso usare questa forma, diciamo così, sintetica nel dialogo, ma non nella scrittura, perché nella scrittura il contesto non chiarifica il senso del deittico. Gli anacoluti, la frammentazione, poi naturalmente frammentazione e coordinazione e quindi serialità dei periodi caratterizzano il parlato. Poi ci possono essere vari tipi di cosiddette imprecisioni nel parlato, per esempio la cosiddetta rottura dei sintagmi naturali. Ho preso un esempio da uno studio su questo argomento. È venuto uno con nelle mani un libro, cosa che non si potrebbe mai usare a livello di scrittura, insomma. L'effetto copia, la ripetizione continua, cioè il ripetere molto spesso frasi, o per meglio dire parti di frasi e parole, in modo da esplicitare sempre di più, da richiamare sempre di più l'attenzione nei confronti del discorso. Nell'ambito del lessico va da sé, lo sapete, ci sono le parole ombrello, cioè la roba, la cosa, eccetera, che si usano moltissimo nel parlato, ma sono estremamente generiche, cioè ombrello perché contengono tutto, però insomma poi al momento è sempre questo il problema, al momento della decrittazione del discorso una cosa è che il discorso sia parlato e che quindi tutta una serie di elementi pragmatici e circostanziali aiutino la disambiguazione, altra cosa sarebbe che se si trattasse di un discorso scritto, tanto è vero che il lessico della scrittura è caratterizzato da un'alta densità lessicale, perché è chiaro che le parole, il lessico della scrittura deve contenere dei sensi che non sono disambiguabili diversamente. Così come nella sintassi si cancellano tutte quelle che dicevo, le forme fatiche, i deittici soltanto se sono dentro al testo, quello che scriverò più tardi, allora va bene, ma non potrei dire quello che ho pensato di dimostrarvi questo testo, senza magari neppure citarlo, perché è chiaro che il deittico implica la necessità di un riferimento extra testuale.
E poi, sì, insomma, tutta una serie di cose che caratterizzano in maniera completamente diversa la scrittura rispetto all'oralità. Ora, quindi, ritorno a quello che dicevo inizialmente, cioè che cos'è un testo? Un testo è un progetto di natura semantica che deve formulare chi produce il testo e deve decrittare chi legge il testo. Ora, un testo deve essere comunque un atto di comunicazione, cioè deve trasmettere comunque un messaggio a chi legge o a chi ascolta, ma insomma, ora parliamo di chi legge. E di conseguenza l'informazione deve essere garantita. L'informazione, che ovviamente è l'elemento, il nucleo fondante di un testo, è però condizionata da tutta una serie di elementi. Per esempio, supponiamo che questo l'ho creato io, però supponiamo che questo sia il dialogo tratto dal copione di una fiction televisiva, va bene, che potrebbe benissimo essere. Anna e Marco di sera seduti davanti alla televisione. Marco, mi faresti un caffè? Anna, è tardi. Marco, perché? Non soffro mica di insonnia. Anna, sono stanca, il film mi piace. Marco, d'accordo, come non detto, vado in cucina. Ora, come vedete, non c'è, se vogliamo, diciamo così, la percezione più semplice, più immediata della coerenza di un testo sta a livello del significato che lega tra loro i singoli enunciati. Ma in realtà, se voi guardate bene questo testo, questa coerenza non è così evidente perché non c'è una relazione semantica diretta tra la domanda mi faresti un caffè e la risposta è tardi. Quindi evidentemente la coerenza di questo testo va ricercata in elementi che non sono strettamente legati al testo scritto, ma sono elementi relativi al contesto pragmatico, in particolare, come in questo caso, sono le implicature conversazionali, no? Quelle che si chiamano implicature conversazionali secondo un'ottica appunto pragmatica. E che cosa significa? Significa che in una conversazione rispondere è tardi alla domanda mi faresti un caffè implica che cosa? Implica una formula di un diniego mediante una formula di cortesia. Questa è un'implicatura conversazionale, quindi a livello puramente base, denotativo, voi non trovate una effettiva coerenza tra una battuta e l'altra. La troverete soltanto se fate ricorso a questo elemento extratestuale che è appunto il discorso delle condizioni di coerenza e delle implicature conversazionali. A maggior ragione, se vediamo, se prendete un testo letterario, si sa, i testi letterari fanno sempre un po', diciamo, eccezione, sono sempre un po' casi limite, però insomma sono casi limite nel senso che non sono gli unici testi possibili, però sono testi, ecco. In questo caso voi vedete che ho riprodotto una breve poesia di Nanni Balestrini da Come si agisce, un testo del 63. Nanni Balestrini è un poeta delle neo-avanguardie milanesi degli anni 60. Allora, se voi analizzate questo testo, non c'è non solo nessuna coerenza interna, ma neanche nessuna coesione di superficie fra i singoli versi che si possono leggere, senza considerare il gravissima infrazione, perché si spezza un sintagma formato dall'articolo e dal nome, nello spazio vissuto, la distanza dal suolo, la visione imperfetta, cioè non c'è in realtà un senso profondo a questi quattro versi, però un senso profondo c'è, e qual è? Dice, ma è un testo questo? E l'autore potrebbe rispondervi, no,
è un non testo, perché naturalmente fa parte delle provocazioni delle neoavanguardie. Allora il poeta della neoavanguardia vuol fare un testo che comunichi qualcosa, perché questo è sempre alla base di ogni volta che si produce un testo. Sì, ma cosa vuole comunicare? Vuole comunicare che lui fa un testo che non è un testo, quindi è un non testo. Ma questo come si fa a sapere? Se uno si trova, un disgraziato qualsiasi, a maggior ragione se fosse un ragazzo, si trova proposte questi quattro versi senza sapere niente, senza vedere neanche, per esempio, un piccolo spunto, quel breve isole scritto in corsiva, che un minimo di suggerimento già lo dà. Perché? Perché è un titolo, e il titolo è sempre indice di una costruzione testuale. Ma comunque sarebbe pur sempre insufficiente, anche perché onestamente il titolo non c'entra niente col significato del col non significato del testo. Quindi allora è necessario tutta una serie di conoscenze che ci fanno intuire come questo testo abbia una sua coerenza profonda. E queste sono le conoscenze che ho comunicato prima, cioè chi è l'autore, qual è il suo modo di operare, quali sono i suoi intenti, quali sono gli anni durante i quali compone questo testo. Ma queste sono le cosiddette conoscenze enciclopediche, cioè allora la coerenza di un testo, sia pure una coerenza di secondo grado come in questo caso, perché una coerenza di primo grado, come vedete, qui non esiste, però una coerenza di secondo grado è comunque possibile soltanto però ricorrendo a delle conoscenze enciclopediche, che a loro volta creano una sorta di presupposizione, anche questo è un elemento proprio di tipo pragmatico, cioè si ritiene qualcosa prima ancora, si stabilisce una ipotesi prima ancora di approcciarsi, si direbbe, prima ancora di accostarsi all'elemento che si vuole considerare. La presupposizione è: Balestrini sicuramente non farà un testo normale. Questa è la presupposizione base, eh? Quindi conoscenze enciclopediche, presupposizioni, ma come vedete siamo sempre nell'ambito dei fattori pragmatici appunto che sono tutto sommato elementi di base per una reinterpretazione della coerenza complessiva di un testo. Ora però, se noi vogliamo entrare effettivamente, come è giusto che sia, nell'ambito di una coerenza semantica precisa, specifica, relativa al testo, tanto per cominciare dobbiamo dire che la coerenza semantica di un testo è data da che cosa? Dall'unitarietà che soggiace al testo, che coordina il testo, l'unitarietà di senso. Quindi un senso profondo che genera in superficie una serie di enunciati e di frasi nei quali si esplica il senso profondo del testo. E in questa accezione facevo cenno prima al discorso del titolo, perché spesso, almeno diciamo non nei testi di Balestrini, ma insomma in testi di carattere più consueto, il titolo dà la chiave di interpretazione del testo, fa riferimento al senso profondo sul quale si costruisce un'ampia intelaiatura, più ampia, meno ampia, anche un romanzo, insomma I Promessi Sposi, vabbè, l'esempio più banale che poteva venirmi in mente, però indubbiamente questo titolo porta già molto, ecco, di quello che il testo vuole comunicare. E non solo porta già molto, ma suggerisce implicitamente, senza che forse noi ce ne rendiamo neanche conto con chiarezza, che c'è un nucleo tematico di fondo a tutti quei capitoli che compongono quel romanzo, ed è questo. Quindi, per esempio, il testo è già una buona spia per ricostruire la coerenza semantica di fondo di un testo. Certamente poi
i linguisti vi diranno anche che esistono dei rapporti di coerenza più specifici che legano fra loro le singole frasi, che sono rapporti che attengono, diciamo così, attinenti alla natura logica del discorso. Per esempio, c'è coerenza tra due frasi che vanno dal generale al particolare. C'è una bella notizia, Lucia ha avuto un bambino. Si potrebbe anche dire Lucia ha avuto un bambino, però allora non andrebbe più bene dire c'è una bella notizia, bisognerebbe dire è una bella notizia, e allora non sarebbe più dal generale al particolare, ma neanche dal particolare al generale, sarebbe un unico elemento. Per esempio, ancora più evidente, dal tutto alla parte. Beh, si è sviluppato un incendio e sono bruciate le case, è molto chiaro, non potrei mai invertire l'ordine di queste due frasi, non potrei dire sono bruciate le case e si è sviluppato un incendio. Quantomeno sarebbe insolito, sarebbe un po' strano. Oppure dalla causa all'effetto, sono tutte le leggi che sottostanno, no? Le leggi della logica, in sostanza anche quelle più divulgate, dalla causa all'effetto. Ha buttato una sigaretta accesa e si è sviluppato un incendio, ovviamente, non si è sviluppato un incendio e ha buttato una sigaretta accesa. Quindi esiste anche una coerenza semantica che si manifesta localmente, cioè nella concatenazione tra i singoli enunciati e le singole frasi, oppure si può manifestare anche globalmente. Se noi prendiamo per esempio un enunciato come la rosa ha un profumo finissimo, il colore della viola è irripetibile, il giglio ha una forma slanciata, i fiori sono creature straordinarie. È chiaro che cioè, non c'è niente di scandaloso enunciare uno di seguito all'altro tre frasi come queste, la rosa ha un profumo, il colore della viola, il giglio ha una forma slanciata, però poi alla fine uno si potrebbe chiedere, e allora, ecco, e allora, cioè la coerenza più globale, viene riassunta dalla frase finale, i fiori sono creature straordinarie, ma notate bene che questo si appoggia sull'uso di un iperonimo, fiori. Ecco, perché anche gli iperonimi sono degli elementi, degli anelli di una catena, anelli importanti che mantengono i lacci, diciamo così, mantengono intrecciata la catena. Ora, questo testo di Balestrini che vi ho mostrato è un caso limite, come vi ho detto, che non soltanto per il discorso relativo alla semantica e quindi alla coerenza semantica di un testo, però anche relativamente a un altro dei requisiti che il testo deve necessariamente avere, e cioè la coesione sintattica, che è una caratteristica laddove la coerenza semantica è sempre un po' più difficile da acchiappare, perché sta a livelli profondi. Vi dicevo prima, per esempio, il livello pragmatico, che non è profondo così, come nel senso che è l'ultimo della serie, può essere il primo, però è contenuto dentro al testo come livello base, come livello fondante. Oppure altri rapporti di carattere logico tra i singoli enunciati. Tutto questo è qualcosa che va tirato alla superficie, va tratto alla superficie, poi lo vedremo anche parlando per esempio del riassunto, come questo va tirato in superficie. Quello che è invece in superficie ed è evidentemente molto chiaramente evidenziabile è la coesione sintattica, e cioè il buon rapporto sintattico tra le singole parti del testo. E qui, per esempio, il testo poetico di Balestrini dà una prova anche del fatto che alla mancanza di coerenza semantica profonda fa riscontro, in questo caso, una totale assenza di coesione sintattica. Perché la coesione sintattica su che cosa si basa in realtà? Prima di tutto diciamo che consiste nel rispetto degli accordi grammaticali.
Per esempio, gli accordi grammaticali tra verbi, aggettivi, nomi relativi al genere, al numero, tempo verbale, sono tutti elementi grammaticali di superficie che però aiutano a tenere ben coeso il testo. Io per esempio, ecco, questo è un altro piccolo brano inventato. Marco e Luigi sono cresciuti insieme, ma mentre il primo ha sempre amato la lettura, l'altro è sempre stato attratto dalla vita attiva. Forse per questo Luigi ha cominciato a viaggiare molto presto, mentre al contrario il suo amico ha finito per stare molto in casa. Siccome Marco lo giudicava un po' superficiale, Luigi ha incominciato a innervosirsi e a prendere in giro il grande lettore. Gli raccontava le sue avventure di viaggio per farlo ingelosire, per sembrargli più importante. Alla fine se ne accorse dei risultati. Finirono col litigare. La loro amicizia ebbe un brutto colpo. Ecco, io qui ho fatto un po' di evidenziazioni perché ovviamente gli accordi grammaticali sono fondamentali, per cui Marco e Luigi sono cresciuti insieme, ma questo non sto a dirvelo perché insomma è abbastanza semplice il fatto che si usi un maschile plurale per riconnettersi ai due soggetti di tipo maschile, ai due nomi propri maschili, così come gli altri. Tant'è vero che l'unica cosa che mi preme di evidenziare a questo proposito è quel finirono col litigare. Allora, questo mi interessa perché siccome il soggetto non c'è, è sottinteso, noi riusciamo a capire che questa conclusione, questo esito del testo si riconnette ai due protagonisti Marco e Luigi, riusciamo a capirlo esclusivamente dalla terza persona plurale del verbo. Cioè questo è un elemento, un laccio lanciato attraverso il testo che connette, per così dire, la parte iniziale con la parte finale ed è semplicemente un accordo grammaticale. Ma poi esistono altri elementi, gli elementi coesivi per esempio, quelli che vanno sotto il nome di coesivi testuali e sono per esempio, che agiscono per esempio per mezzo della ripetizione. Questo è un elemento molto semplice, Marco e Luigi, questa è la ripetizione molto esplicita. E poi però un pochino più interessante e complessa è la sostituzione. Perché la sostituzione può avvenire tramite i pronomi, per esempio il primo, l'altro, questi li ho evidenziati in verde, il primo ha sempre amato la lettura, l'altro, quindi è un elemento di coesione che tende a ripetere di fatto, diciamo così, a riproporre di fatto il soggetto del periodo, ma sostituendolo con che? Con dei pronomi. Marco lo giudicava, gli raccontava, farlo ingelosire, eccetera. Poi però ci sono anche elementi... una cosa che volevo notare è che questi elementi pronominali possono riferirsi, come spesso accade e in questo testo quasi sempre, ma solo quasi, a elementi informativi offerti dal testo nella parte che precede il pronome. Il primo, l'altro, lo, gli, farlo, ingelosi, eccetera. In questo caso si chiamano pronomi anaforici perché richiamano alla parte già prodotta del testo. Però ci sono anche quelli cataforici, cioè quelli che rimandano a una parte che deve ancora venire del testo. Alla fine se ne accorse dei risultati. Questa è una frase segmentata con funzione espressiva, naturalmente va tutto bene. E la ripresa pronominale è proprio dovuta a questa particolare struttura sintattica marcata, si direbbe, no? Però quello che mi premeva dire qui è che gli elementi pronominali possono essere anaforici, forse il più delle volte lo sono, ma ci sono anche quelli cataforici, quelli che rinviano a parti del testo che seguono. Poi ci sono i sinonimi, per esempio il suo amico, e le perifrasi, il grande lettore, cioè... Insomma, sapete benissimo il sinonimo, poi a parte che sinonimo
sinonimi perfetti non esistono, ma comunque sinonimi, diciamo il più approssimativamente analoghi, il suo amico a finire Luigi, il suo amico, quindi evidentemente è il sinonimo di Marco e così via. Il grande lettore è una perifrasi ironica che però fa sempre riferimento a uno dei soggetti del testo. Ora, ecco, un elemento importante della coesione testuale sono i connettivi. Io ho parlato di coesivi, ma si dovrebbe parlare anche di connettivi. I connettivi sono quelle parti, diciamo così, abbastanza ben note, che sono le congiunzioni, sono avverbi, per esempio alla fine se ne accorse, forme fatiche, senta, eccetera. Questi sono i connettivi, cioè sono particelle grammaticali che connettono tra loro gli enunciati del testo. Le congiunzioni. La congiunzione più ovvia, naturalmente, è la E, per dire, no? Che connette solitamente tra loro due frasi coordinate. Benissimo. Però le congiunzioni, già cominciamo a vedere, che possono avere non solo una funzione sintattica interfrasale, per così dire, ma anche una funzione testuale a livello quasi, che poi vedremo, in questo caso che vi presento, tratto dal Corriere della Sera, si potrebbe addirittura dire che qui ha un valore transtestuale, cioè si collega un testo con uno precedente per quanto non esista, perché si dice: e se usassimo il nostro cellulare anche mentre dormiamo? È questo quello che devono aver pensato i ricercatori dell'Università di Vienna, trovandosi di fronte a una mole di sequenze proteiche da analizzare e decriptare, vabbè, eccetera. Allora, la E qui non è soltanto come di solito a scuola, ai miei tempi a scuola mi vietavano di fare, cioè mettere la E dopo il punto, ai miei tempi, ma io era molti anni fa. Ma qui siamo non solo all'inizio di un periodo, ma siamo addirittura all'inizio del testo. E allora che cosa vuol dire? Per esempio, qui vedete che ho tratto sempre un brano letterario dal Notturno di D'Annunzio. Mi guardo intorno e vedo occhi che mi guardano, che si deve fare, il comandante Valli mi si avvicina e mi domanda se io voglia parlare. Credo che sono divenuto, non usava il congiuntivo, credo che sono divenuto ancora più pallido, perché premurosamente mi dice: no, no, se non può, se non si sente di parlare. E c'è intorno un silenzio spaventevole. Il cielo grigio si abbassa sul mio capo come una cappa di ferro e il silenzio sembra eterno. Quindi questo contravviene, questa costruzione d'annunziana contravviene molto consapevolmente alla norma scolastica di stabilire, di usare la congiunzione non solo dopo il punto, ma addirittura all'inizio di un periodo. E che sia un periodo nuovo lo vediamo molto bene dal fatto, anche questo meriterebbe altri approfondimenti, dal fatto che ci sono i capoversi, perché anche la segmentazione di un testo in capoversi è un elemento che conferisce, contribuisce, per meglio dire, alla ricostruzione complessiva del senso del testo, la scansione in capoversi. E qui abbiamo una E che è all'inizio del periodo. Ma come mai? È molto chiaro, perché evidentemente si vuole stabilire una continuità, e una continuità che non è solo semantica, ma anche in qualche modo temporale, cioè tutto avviene nello stesso momento. Nel caso precedente, addirittura qui si stabilisce una ipotetica connessione intertestuale con un testo che non c'è, però che questa E ce lo fa presupporre, cioè involontariamente noi vediamo una E e pensiamo: e se usassimo il nostro cellulare? Sembra quasi che sia un intervento dopo, che segue un intervento precedente.
Quindi la congiunzione E, usata secondo diversi parametri, può avere un ruolo intertestuale, può avere un ruolo anche intratestuale, come dicevo prima, perché non soltanto collega all'interno del testo periodi di vario tipo, ma anche collega il testo con un altro testo, magari o esistente, ma magari anche inesistente. Bisogna che mi sbrighi. Allora, la punteggiatura, la virgola ha un valore incredibile, perché c'è stato, forse qualcuno di voi l'avrà visto, un tempo addietro, recentemente in su Repubblica, c'era questa cosa a proposito della inutilità della virgola. Non la pensava così il poeta e scrittore argentino Julio Cortázar, che scrisse: la virgola è la porta girevole del pensiero, e fece questo esempio: se l'uomo sapesse realmente il valore che ha la donna, andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca. Se sei donna, certamente metteresti la virgola dopo la parola donna. Se l'uomo sapesse realmente il valore che ha la donna, virgola, andrebbe a quattro zampe. Se sei uomo, la metteresti dopo la parola A. Se l'uomo sapesse realmente il valore che ha, virgola, la donna andrebbe a quattro zampe. Cioè, è molto facile inventare altri esempi di questo tipo, come quello che ho inventato io, forse un po' meno divertente, ma analogo. Se Luca fosse più consapevole del coraggio che ha, suo padre ne sarebbe rassicurato. Se Luca fosse più consapevole del coraggio che ha, virgola, suo padre ne sarebbe rassicurato. Oppure, se fosse più consapevole del coraggio che ha suo padre, virgola, ne sarebbe rassicurato. Quindi qui la virgola, cioè qui in questi casi, ma anche in casi più estesi, la punteggiatura assume un valore veramente anche semantico proprio, non soltanto sintattico, come generalmente, com'è la funzione che le si attribuisce generalmente. La funzione che si attribuisce generalmente alla punteggiatura è quella della scansione sintattica. A proposito di coesione testuale, la coesione, ripeto, ha sempre a che fare con la struttura sintattica di un testo, anche la punteggiatura è un elemento di coesione testuale. Io qui non sto a leggerlo, ho portato un esempio tratto dal Codice della Strada, in cui è molto evidente come la punteggiatura sottolinea con grande esplicitezza, e giustamente rispetto alla tipologia del testo che è questo, rispetta e sottolinea le scansioni sintattiche di questo testo. Poi c'è la punteggiatura testuale, magari come in questo caso tratto da Cesare Segre: il mio atteggiamento è dunque per principio antiromantico, forse con qualche danno per l'autobiografia. L'introspezione riguarda soltanto il mio privato, punto a capo, però punto, temo di dovermi contraddire subito, eccetera. E qui c'è veramente la volontà di stabilire una connessione di significato profonda fra queste due parti del periodo. Qui ci sarebbero molte cose da dire. Io vorrei andare subito al punto, anche perché poi dopo magari le proposte che faranno le mie colleghe saranno anche mirate su questo. Noi possiamo lavorare su un testo sostanzialmente in due direzioni. Naturalmente si può lavorare su un testo in una pluralità di direzioni, e sta naturalmente alla capacità inventiva dell'insegnante anche inventarne delle nuove. Ora qui oggi ne portiamo due. Una, che è banalissima, che vedremo dopo, è il riassunto. Banalissima però, insomma, perché appunto tutti dicono almeno se si imparasse a fare un riassunto sarebbero già dei grossi passi avanti. L'altra, che è forse più banale del riassunto ma meno praticata, è la riduzione di un testo. Cosa significa ridurre un testo? Pensate a dove scrivere un testo per un editore qualsiasi, di un giornale, di un libro, di quello che volete. Vi troverete a fare i conti con un certo numero di caratteri, quello che vi chiede l'editore, restare entro quel certo numero di caratteri. E allora lì, per esempio, bisogna cercare di avviare delle forme di riduzione che sottraggano l'elemento. Non l'elemento, perché poi ora da questo si entra nel discorso della completezza di un testo, perché non sono elementi superflui, però sono elementi che al momento del sacrificio possono essere non necessari, come in questo caso. Questo è un testo
Dipende anche molto dal genere testuale. Esistono testi molto vincolanti, come per esempio, vi ho fatto prima l'esempio del codice stradale, i codici giuridici, eccetera, e anche per esempio le, come in questo caso, le ricette di cucina, che come dire, non possono permettersi particolari libertà, perché sono assolutamente vincolati a una struttura ben precisa e funzionali alla trasmissione di un messaggio ben preciso in tutti i suoi componenti, in tutte le sue componenti. Poi ci sono i testi mediamente vincolanti, che sono quelli per esempio dei testi giornalistici, poi ci sono in lingua, come al solito, i testi per niente vincolanti, che sono, come si sa, quelli letterari. Ora qui, per esempio, la riduzione di questo testo: lavate il farro e mettetelo in acqua per 5-6 ore. A sinistra vedete il testo originale. In una pentola versate un cucchiaio di olio assieme alle verdure tritate e mettetele sul fuoco per qualche minuto. Non mi dilungo perché voglio arrivare alla conclusione, però come vedete ci sono degli elementi che sono talmente necessari al completamento del testo che non possono essere soppressi. Lavate, ci vuole qualcosa da lavare, e mettete cosa, dove, perché lavare si può anche dire una cosa sola, lavare il farro, ma mettete il farro dove? Ce ne vogliono due di completamenti. Questa è la grammatica valenziale, che avrete sentito senz'altro nominare, per cui le valenze del verbo possono essere una, due, tre, eccetera, e quindi gli argomenti. Poi c'è per 5-6 ore. Se è proprio necessario, questo lo possiamo sopprimere. In una pentola per qualche minuto, e mettete sul fuoco per qualche minuto, mettete, non si può togliere né lì né sul fuoco, per qualche minuto lo possiamo togliere, però allora cosa succede? Non l'abbiamo accorciato il testo, ma questo testo non è completo, perché una ricetta di cucina deve anche avvalersi di elementi che possono non essere, attenzione, il concetto è questo, ci sono elementi che non sono strettamente necessari alla struttura sintattica del testo, ma magari sono necessari alla sua funzione informativa. E se si tratta di un testo vincolante come la ricetta di cucina, anche gli elementi non strettamente necessari alla struttura sintattica sono necessari alla completezza del testo. Altrimenti dice mettetelo in acqua, vabbè, mettetelo sul fuoco, cioè quanto? Un'ora, 5 minuti? Ecco, sono cose necessarie. Salto. Testo poco vincolante va da sé, vedete benissimo che, tra l'altro questa è un'esercitazione fatta da una collega di Trento, una giovane collega di Trento, che fa vedere come la poesia di Ungaretti potrebbe essere decurtata, diciamo così, di tutta una serie di argomenti senza risentirne più di tanto, perché cessate d'uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Beh, cessate d'uccidere, non gridate più, non gridate se volete ancora udire, se sperate. Grazie alla struttura interna, che ora non possiamo affrontare, dei singoli verbi, noi in un testo letterario ci possiamo anche concedere la licenza di eliminare delle componenti del testo, e però il testo può essere ancora accettabile. L'esempio di un testo mediamente vincolante tratto dal Corriere della Sera, non sto a leggerlo perché poi tanto appunto le colleghe vi presenteranno altri esempi di questo tipo. Dice sono 836 caratteri, 125 parole, no, ci dispiace, devi accorciare. E cosa si fa allora? Si prova a eliminare questi elementi che ho evidenziato in giallo. Naturalmente, attenzione, perché qui entra davvero un fattore di soggettività, perché è chiaro che può apparire necessario a qualcuno ciò che per un altro può non essere necessario. Però una volta fatta una scelta, io posso arrivare a 600 caratteri. Amputata la gamba di una statua appartenente all'Accademia delle Belle Arti di Brera, e in fondo è tutto molto
tranquillo dal punto di vista della struttura sintattica, anche se amputata la gamba di una statua appartenente alla gipsoteca dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. La scoperta è stata effettuata martedì mattina dal personale dell'Ateneo in servizio. La scoperta è stata effettuata dal personale dell'Ateneo. Non è mica grammaticale, è accettabilissimo. Però siamo sempre lì, il livello di accettabilità di un testo varia molto a seconda del suo genere, perché se è un testo molto vincolante, il livello di accettabilità e di completezza, soprattutto di completezza del testo, si alza. Se il testo è poco vincolante, perché magari è un testo letterario, che cosa vuol dire la completezza di un testo letterario? Ma? E allora il livello si abbassa. Ecco questo era un esempio di quello di cui si parlerà meglio con le colleghe, di un'esercitazione che può essere quella, appunto, la riduzione di un testo da 836 caratteri a 600 caratteri, eliminando elementi circostanti si chiamano, che possono anche essere eliminati senza compromettere la grammaticalità e la sintatticità del testo. Tutt'altra cosa è fare un riassunto, perché per fare un riassunto bisogna andare al cuore del testo. Allora, per andare al cuore del testo bisogna capire come è composto profondamente il testo. E allora, per esempio, lo stesso Seriani, che ha già da diversi anni ha parlato del riassunto, ci ha insegnato a segmentare il testo in unità informative. Qui poi è anche facile, perché questo è un articolo di giornale e, come sapete, la stampa deve rispondere ai 4 W, ai 5 W, what, where, when, who, why, ecco. E qui lo possiamo fare, per esempio l'unità informativa 1, la notizia del fatto, amputata la gamba di una statua appartenente alla gipsoteca dell'Accademia delle Arti di Brera, che cosa e dove. Unità informativa 2, le fonti della notizia, la scoperta è stata effettuata martedì mattina dal personale dell'Ateneo in servizio, a riprendere i momenti della devastazione una telecamera posizionata nel corridoio interno, quando è accaduto questo. Le cause, secondo alcuni testimoni, a provocare la devastazione potrebbe essere stato un ragazzo, presumibilmente uno studente straniero, che è salito sulla statua del satiro ubriaco per farsi una fotografia, un selfie, e così avrebbe provocato il danno. Chi? Perché? E poi ci sono anche informazioni supplementari. Le statue di gesso e la terracotta risalgono ai primi anni dell'Ottocento, si tratta di calchi prodotti dalle botteghe degli scultori più rinomati dell'epoca, tra cui Antonio Canova. Si tratta di copie di non altissimo valore che, appunto, per questo sono collocate in un corridoio e non nelle sale più interne. 125 parole. Dice: bisogna fare un taglio, bisogna fare un riassunto che non superi le 80 parole. Allora, le unità informative sono necessarie da individuare, perché le dobbiamo mantenere, altrimenti non il senso profondo del testo riceve quello che si direbbe un vulnus non recuperabile. E allora, uno, all'Accademia delle Belle Arti di Brera è stata amputata la gamba di una statua. Seconda unità informativa, quando martedì mattina il personale dell'Ateneo si è accorto della devastazione grazie alla presenza di una telecamera interna. O va da sé che, mentre il discorso della riduzione serve soltanto a cancellare alcune parti del testo mantenendo inalterate le altre, nel riassunto la riformulazione è fondamentale. 3. Si è saputo da alcuni testimoni che un ragazzo è salito sulla statua per scattarsi una foto. Quindi ci vuole questa notizia, è necessaria, anche se sacrifichiamo il fatto che si tratta di uno studente straniero che si è fatto un selfie, eccetera. E se vogliamo possiamo anche aggiungere alcune informazioni supplementari in formato, diciamo, più sintetico. Non hanno grande valore, perciò sono collocate nei corridoi e non nelle sale. E con questo abbiamo 77 parole, ma come dire, ecco, questa è l'operazione del riassunto. Quindi due sono le proposte che vi faremo oggi insieme alle mie colleghe. Da un lato, il testo e la sua coesione sintattica
che viene rispettata attraverso la soppressione di alcune parti, quindi una riduzione del testo che ne rispetti la coesione sintattica. Due, una riduzione del testo che ne rispetti la struttura profonda di natura semantica, cioè il riassunto. E questo lo vediamo dopo. Grazie. Facciamo un breve intervallo. Sì, allora. Grazie, ringrazio molto Stefania Stefanelli e alla fine poi facciamo un po' di dibattito, interventi, perché è la parte più divertente poi, però intanto ti ringraziamo. Allora, come la volta scorsa abbiamo la pausa caffè, grazie alla generosità dell'Accademia dei Lincei e all'organizzazione della Scuola Normale Superiore, sempre in fondo al corridoio a sinistra. Allora, facciamo un laboratorio vero e quindi ora lavorerete voi, però prima proprio due minuti per introdurre quella che è l'attività dell'Accademia della Crusca con la scuola, brevissimamente, perché vi faccio vedere il nostro sito dove potete trovare un raccoglitore di esperienze didattiche che abbiamo fatto in questi anni di corsi di aggiornamento con gli insegnanti che sono venuti da noi, e so che qualcuno è anche qui presente stasera e quindi mi fa molto piacere ritrovarlo. E poi anche che abbiamo condotto nelle scuole, perché l'Accademia va anche abbastanza spesso nelle scuole che ci chiamano a fare percorsi, produrre materiali insieme ai docenti. Quindi vi anticipo anche che in occasione della finale delle Olimpiadi d'Italiano, se ci riusciremo e ci riusciremo, verrà lanciato il nuovo sito che l'Accademia ha voluto dedicare proprio alla scuola, e quindi vi invito a consultare frequentemente questo, perché ci troverete il link, quindi apriremo un portale dove vogliamo fornire servizi e soprattutto continuare questo rapporto con gli insegnanti che è molto vivo e a cui l'Accademia tiene. Allora, dentro il sito dell'Accademia c'è una sezione attività scuola, ecco, se andate qui dentro c'è la memoria, diciamo, di tutte le attività che la Crusca ha fatto per la scuola. Ora non sto a entrare nei particolari, però se entrate qui nella sezione dei corsi di formazione, scusate perché è molto veloce questo, prendo il mouse. Non siamo abituate. No, io sono abituata e questo è proprio sensibilissimo e quindi appena lo sfiori. Allora, sì, entrate nella sezione dei corsi di formazione, dentro ciascun corso di formazione trovate a volte le video registrazioni delle lezioni, proprio come stasera, ma quasi sempre, diciamo, i materiali che sono stati prodotti. Questi materiali fino a 2 anni fa venivano poi raccolti in questi DVD che ha introdotto prima la professoressa Scella, che sono stati poi diffusi nelle scuole, che potete acquistare anche attraverso il sito dell'Accademia, dove tutto ciò, ecco, è, diciamo, alla portata. Da 2 anni questi DVD non sono più realizzati perché è tutto in rete. Quindi navigate nel nostro sito, trovate anche i nostri indirizzi e quindi possiamo rimanere in contatto. Ecco. Invece, per tornare al lavoro di oggi, adesso vi illustriamo due attività che abbiamo pensato di realizzare, naturalmente in connessione a quello che è stato appena detto e osservato. Quindi come lavorare da un punto di vista linguistico sui testi. In questi anni abbiamo visto e sappiamo che un po' la pratica nella scuola spesso non è questa, cioè spesso si fa la comprensione del testo fermandosi all'aspetto del contenuto, e forse qualcuno dice che questo è anche uno dei motivi per cui la comprensione del testo rimane l'osso duro di tutte cioè lo scoglio insuperato di tutte le prove nazionali e internazionali a cui i nostri studenti sono sottoposti, cioè se i quesiti di grammatica migliorano nei loro risultati perché c'è un po' di allenamento da parte dei ragazzi, quelli di comprensione del testo rimangono ancora quelli che hanno risultati peggiori. Allora, proviamo a lavorare sul testo in maniera un po' più approfondita, e quindi vi proponiamo, intanto il primo lavoro ve lo descrivo,
quello che trovate sul foglio Fronte Retro. Quindi vi chiediamo di svolgere una di queste due proposte stasera insieme e poi vi chiediamo di lavorare a coppie, è importante non lavorare in solitudine mai, quindi lavorate a coppie o massimo in tre. Non fate gruppi maggiori di tre perché qui c'è da confrontarsi su un testo e quindi non è possibile, altrimenti se lavorate in quattro lavorate a coppie perché non è proprio possibile, queste sono proprio nozioni di costituzione dei gruppi minime. Allora, il testo di Bianca Stancanelli, lo vedete, è un brano tratto dal suo libro che ha lo stesso titolo che qui abbiamo riportato nel brano, A testa alta. Lo leggete da voi chi sceglie di fare questa prova, però vi volevo illustrare come è organizzato il lavoro. Il lavoro è organizzato proprio mettendo, diciamo, in pratica le nozioni che abbiamo appena sentito dalla professoressa Stefanelli. Quindi i fili della coerenza, con un'attività prima della lettura e un'attività dopo la lettura. Vi chiediamo di fare, di svolgere stasera, quello che secondo noi è il tipo di lavoro più linguistico che sul testo dovremmo fare in classe. E poi i fili della coesione, e poi un'attività molto specifica sulla coesione linguistica. Io, ecco, non vado oltre, potete scegliere di svolgere una parte di questo di questa attività, oppure tutta, se ce la fate, non so, perché i tempi sono molto contratti, ci piacerebbe aprire poi una fase di plenaria abbastanza consistente, quindi diciamo che per questo lavoro vi daremo una mezz'ora di tempo, cioè alle 5:10 interrompiamo, 5:15 e facciamo la fase di confronto. L'altro lavoro invece? Sì, l'altro è relativo proprio a quanto è stato illustrato da Stefania Stefanelli poco prima, cioè se girate il foglio troverete un testo tratto da Repubblica, composto da 602 parole. Parliamo qui, dovendolo fare a mano, diciamo, abbiamo scelto di contare le parole e non ovviamente le battute, perché se avessimo avuto un computer era più semplice. Quindi questo testo va ridotto secondo quei parametri di cui prima abbiamo parlato, e per semplificare il lavoro, vedete prima, vedete sotto c'è scritto, lo leggete e potete mettere semplicemente un frego sopra le parole o più parole che ritenete di poter togliere. Il riassunto invece quello vi chiediamo di svolgerlo, e anche qui ci siamo basati sul numero delle parole, quindi qui dovreste ridurlo a 50 massimo. Vi lasciamo lo schema illustrato in precedenza. Esatto, indicativamente, perché come diceva prima Stefania, il riassunto non può fare a meno di dare alcune informazioni, quindi quello direi cercate di seguirlo. Quindi scegliete voi se fare la riduzione, il riassunto oppure parte di questo di questa analisi del testo sul brano tratto dal libro della Stancanelli. E poi brevemente invece l'altra fotocopia che avete. Quello lì è un esercizio di comprensione già svolto in parte. Questo ve lo diamo come esempio su cui voi potete riflettere e che possibilmente può anche essere dato ai ragazzi, però al solito noi proprio come metodo di lavoro preferiamo che siate sempre prima voi a farlo l'esercizio. Qui vi abbiamo dato quelle che sono le nostre proposte di soluzione su alcuni elementi di coerenza e soprattutto su alcuni degli elementi di coesione testuale. Questo giochino dei colori, a nostro parere, può essere anche didatticamente efficace e divertente per i ragazzi. Prima di tutto perché visualizza bene le differenze tra i vari elementi
e poi perché appunto si può in qualche modo, come dire, vedere anche visivamente quello che uno ha fatto. Quindi questo qui direi lo potete, se avanza tempo magari gli date un'occhiata, se avete da fare delle domande sì, questo qui però è praticamente fatto nelle parti quelle un pochino più complesse. Niente, direi, no, volevo semplicemente, e così finisce lo spot pubblicitario. Dopo i DVD vi avevamo portato una piccola collana di 3 testi di cui ha parlato prima Roberta Cella, che invece sono fanno parte di un progetto, anche questo, che l'Accademia della Crusca ha svolto con la provincia di Bolzano, un progetto rivolto agli insegnanti e non solo, in cui troverete gli interventi degli esperti che sono stati invitati per parlare delle tematiche specifiche, ma soprattutto anche in un CD. Ognuno di questi volumi ha un CD in cui sono raccolte le esperienze didattiche, materiali utilizzati dagli insegnanti, sempre in relazione a questi argomenti. Quindi anche questi sono sul sito dell'Accademia, se qualcuno di voi fosse interessato. Ora lavorate per una mezz'oretta? Sul testo della Stancanelli si pensava, se vi vengono in mente attività ulteriori rispetto a quelle che abbiamo pensato noi per esercitare e approfondire i concetti della coerenza e della coesione, bene, ecco, tiriamole fuori. Quindi potete lavorarci come credete, ecco, secondo varie prospettive. Se vi vengono anche altre domande per scoprire la coerenza e la coesione, bene, meglio. Allora, diciamo che lavoriamo fino alle 5:15, quindi avete 20 minuti pieni per svolgere una di queste due attività e poi ci confrontiamo. Vi raccomandiamo di mettervi a coppie, ecco, non lavorate in isolamento. Allora direi possiamo cominciare a guardare qualcosa. Ecco. Tempo scaduto. Siete pronti, bravissimi. Avete lavorato, vi abbiamo visto molto impegnati. Quindi. Grazie. Allora, cominciamo dalle osservazioni sul lavoro, sul brano della Stancanelli, a testa alta. Ho visto più o meno, mi sembra, mentre camminavo tra di voi, che siate stati abbastanza equilibrati nella scelta. Quindi diversi hanno fatto questo lavoro. C'è qualcuno che vuole provare a svolgerlo, provare a rispondere alle domande che hanno creato più problema, fare osservazioni? Qualcuno che rompe il ghiaccio? Ci vuole. Ci vuole. Ci abbiamo anche qui il microfono.
Subito. Perfetto. Direi di venire qui, ecco, così almeno sentiamo. Dunque, noi non abbiamo capito le domande sui pronomi. Ah. Nel senso che... Non è stata attenta, eh? Sì, no, non tanto, ogni tanto mi distraggo. Nel senso che non c'era chiara la domanda sui pronomi. Quale? La numero uno della coesione? Sì. Sì, allora in realtà quella lì mi ci perdonate perché è un po' generica in effetti la formulazione, come dicevo. Allora, viene da un divieto che aveva fatto l'editore a suo tempo sull'utilizzo di alcuni termini che invece secondo noi erano importanti, che erano semplicemente clitico oppure atono, eh? Perché in realtà noi volevamo, la domanda era questa: per riferirsi al protagonista l'autrice usa tre pronomi personali e un aggettivo possessivo che rendono il testo ben coeso, quali sono? Cioè, era una domanda che semplicemente voleva andare a sollecitare i ragazzi sul riconoscimento dei pronomi però solo clitici, perché infatti dopo si dice il protagonista, dopo la tabella il protagonista non è mai indicato con un pronome tonico, cioè quindi con un pronome pieno. Quindi perdonatevi. L'avevo annotato. Sì, sì, siete stati bravissimi. Io ho detto, ora vediamo se lo notano. Speriamo, non lo notano. Scusa un attimo. Non ho sentito, ecco. La collega ha detto, avevamo pensato. Quindi insomma eravate andati vicini, sì. Cioè l'idea era l'utilizzo del pronome atono ha naturalmente, diciamo, il pronome atono ha una semanticità meno piena naturalmente rispetto al pronome tonico. Quindi il sacerdote viene invece sempre indicato con usando dei nomi, quindi dei sostituti del nome proprio, quindi della parola con cui viene indicato all'inizio, che è uomo, che poi ricorre, avete visto, anche alla fine. Era un uomo che ha avuto coraggio, quindi non viene mai utilizzato un pronome personale tonico per indicarlo. Ora vi faccio la domanda io: è vero che voi non utilizzate questa, cioè utilizzare certi termini grammaticali tipici dello studio linguistico, magari un po' più approfondito, può essere difficile, oscuro, fuorviante? Li chiamate ancora particelle pronominali? Ecco, ha ragione l'editore. No. I clitici, li chiamate clitici? No, figurati. Oppure atoni? No. Li chiamate? Sì. Clitici? Gli editori no. Invece. Ha ragione l'editore. Non so se c'è una posso difficoltà. Rispondere. Uno per volta, per favore. Sì. Posso rispondere ovviamente per me. Cioè, i pronomi sono una delle parti, diciamo, delle croci dei nostri alunni, almeno dei miei, cioè, quindi io di solito mi fermo alla distinzione con suono anche pronomi personali, semmai io insisto sulla funzione del pronome, più che anche perché poi si fa più nell'analisi logica, cioè loro le chiamano particelle pronominali, un po' sono abituati dalla scuola primaria, che arrivano i famosi mitici visi, come li chiamo io, mitici visi, e sono le particelle pronominali, sia che siano enclitiche oppure che le trovi appunto staccate in funzione atona. Perché io a volte mi rendo conto che quando faccio un po' di fonologia, fargli capire la differenza fra una cosa tonica o atona non per tutti è una cosa così banale. E quindi già il pronome è difficoltoso, poi fare questa distinzione fra enclitico, tonico, atono diventa quasi una cosa per loro quasi terrorizzante. Allora, Più che altro punto sulla funzione, cioè la funzione, se sono in funzione di soggetto, se sono in funzione di complemento. E così, insomma, questo è come... È un po' pericolosa questa, perché anche i pronomi personali tonici possono essere in funzione di complemento. Sì, non è una corrispondenza univoca, ovviamente, però... Comunque l'argomento è abbastanza complicato per loro, questo sicuro. Quindi la domanda era volta proprio...
cioè, allo scopo di sollecitarli a scoprire, a riconoscere categorie grammaticali anche nella fase proprio di analisi del testo, quindi era proprio per questo. Altre osservazioni? O proviamo a rispondere ad alcune domande che vi sono sembrate più difficili? Prego? No. C'è la signora? No. Sì. Torniamo un attimo alla domanda, proprio quella che abbiamo fatto. Sì. Sì, sì. Ok. La seconda parte, perché? Abbiamo visto che non vengono utilizzati determinati tipi di pronomi, ma non si è risposto al secondo quesito. Perché? Io do un'interpretazione, secondo noi cosa abbiamo prodotto? Secondo me e noi l'uso di un pronome con una valenza, insomma, usando una terminologia grammaticale moderna, accusativa, e anche per dare un'idea del padre che subisce un'azione che è, in queste prime frasi è vittima e quindi viene aggredito e subisce un'interpretazione. Quindi penso che la scrittrice abbia scelto volontariamente una determinata forma pronominale. Spero di non aver detto una... Non lo so, in realtà la domanda era, no, il protagonista non è mai indicato con un pronome tonico. Perché? No? Perché ma sì, la secondo, risposta... Cioè, ma ecco, non ce n'era bisogno, non ce n'era bisogno è un po', diciamo... No, non ce n'era bisogno, non è una risposta. Perché non ce n'era bisogno? Perché c'era no. Qualche altro elemento, ma perché non ha scelto? Vediamo. Scusate, ascoltate perché sennò dopo la discussione diventa impossibile. Sì. Uno per volta, prego. L'abbiamo interpretata come una scelta di contenuto dell'autrice che lo fa, usa questo espediente, diciamo, linguistico, per sottolineare la superiorità morale di Puglisi, sì, rispetto ai suoi assassini. Quindi non lo indica con un pronome perché è una persona. E gli altri sono animali. Una grande persona, gli altri sono animaleschi, quindi li indica senza dirne il nome, secondo noi. Primo rigo, perché si viene detto con questo pronome? Perché lo e non un'altra costruzione grammaticale? Ah, lo spiarono, lo seguirono, lo raggiunsero sul portone di casa. È incalzante, sì. E quindi c'è una scelta precisa dietro di una persona che viene braccata, inseguita, che subisce un determinato flusso di azioni. Sì, sì, quello credo che lì l'espediente sia non solo l'uso del clitico in prima posizione, ma anche cioè il periodo che è costruito quasi in maniera tripartita, no? Con queste tre frasi semplici fatte nello stesso modo, clitico, verbo, separati dalla virgola, quindi il ritmo è dato da quello. Ritmico, quindi è una scelta di forma. Sì, secondo me sì, okay. Non so se... Sì. No, ma invece era, diciamo, sono collegate. Nella nostra idea era proprio quella, cioè il fatto di non utilizzare il pronome personale per indicare il Don Puglisi è perché il pronome in qualche modo è meno semanticamente pieno del nome e quindi lo si definisce sempre attraverso un nome che è padre, sacerdote, uomo. Eccetera, uomo naturalmente. In contrapposizione semantica con gli assassini che sono invece animali, quindi le due sfere sono proprio opposte. Vittima anche, ecco, se avete cercato poi le parole. Sì. Bene, avete ritrovato la struttura, il numero 3, che cosa avete pensato potrebbe alludere? Qualcuno? Passi il microfono. C'è una collega là sulla accanto, destra. Accanto, di là. Là. No, nella stessa fila su. Ma credo che sia. Se no loro non sentono, sì. Allora, noi abbiamo individuato il numero 3, un uomo buono, solo, disarmato. Poi lo. Poi tre parole. Me lo aspettavo. Per rabbia, per paura, per invidia, si vantò, si pentì,
era stato costretto, sono tutte eterne. Noi pensavamo al discorso anche sacro del numero 3, cioè lui è un sacerdote, quindi il discorso della Trinità è perfetto. Anche noi avevamo pensato a quello. Naturalmente c'è l'aspetto retorico che è, diciamo, stilistico, però c'è un richiamo che è presente, una specie di patina in tutto il testo, che è il richiamo alla sacralità del suo essere vittima, quasi in certi punti può alludere proprio anche alla vittima per eccellenza, cioè a Cristo. Altre osservazioni? Pensate che possa essere un tipo di prova adatto ai vostri studenti? No, ecco, qui su. No, ecco, questo si apre il dramma che avevo detto all'inizio. Lo sappiamo bene. Perché no? Qualcuno che ci dia. Cioè, vi sembra un lavoro troppo difficile? No. Allora, qualcuno che ci argomenta questa tesi? No, ecco, per esempio formulare le domande in modo diverso, per esempio penso con preoccupazione all'idea di dover dire prevale la paratassi o l'ipotassi, sarei finita, avrei chiuso lì. No, vabbè. O le aree semantiche ovviamente, però lavorare sul testo in questa maniera lo facciamo, non, proponendo, magari... Ecco, hanno bisogno di essere guidati, però il riconoscimento o l'individuazione del carattere attraverso le espressioni, i nomi, gli aggettivi, sono lavori che si fanno, insomma, più o meno con questa modalità. Magari in maniera un po' più semplice, con testi che per loro sono anche facilmente condivisibili come idee, come contenuto anche. A questo proposito vorrei dire una cosa, appunto. Noi questo lavoro l'abbiamo preparato per voi. Naturalmente il lavoro può essere trasferito, adattato, rimaneggiato per ciascuna delle vostre classi. È chiaro che proporre delle consegne, alcune soprattutto di queste consegne nelle vostre classi potrebbe comportare, ma noi ne eravamo pienamente consapevoli. Ci interessava però proporvi una tipologia di lavoro che fosse, come dire, un pochino più veramente di tipo linguistico, perché spesso la comprensione del testo ci si limita a qual è l'idea centrale, l'inizio, la fine, il protagonista, dove, eccetera. No, bisogna fare abituare anche secondo noi ragazzi a lavorare proprio sulla lingua. Se vedete l'altra nostra proposta, che è anche quella... forse un pochino più adatta anche ad essere data in quella forma direttamente nelle classi, ma comunque voi la dovete sempre controllare, rileggere e modificare in qualsiasi punto crediate non possa andare. L'altra ha semplicemente lì già la soluzione di quelli che sono i due nodi probabilmente principali del testo e magari vi può favorire anche in una riproposizione proprio, come dire, formale delle consegne. Ecco. Anche, volevo aggiungere una cosa sull'osservazione sull'uso del lessico, no? Cioè, la parola paratassi e ipotassi fa paura per chi è un pochino più colta rispetto però alle parole che voi utilizzate, subordinazione e coordinazione, cioè il contenuto, il referente viene svolto da voi quotidianamente. Quindi se loro sanno che cos'è un'ipotesi, probabilmente se noi gli abbiamo spiegato come si compone questa parola e come si compongono le regole di derivazione in italiano delle parole, i prefissi dal greco e dal latino, cioè probabilmente questo è un non problema. Possiamo scegliere naturalmente di utilizzare un certo tipo di terminologia o meno, però ecco, scavalchiamolo questo aspetto e abituiamoci anche a un lavoro, anche su semantica, per esempio, la parola semantica
è una parola che insomma nelle vostre grammatiche ricorre spesso. Volevo semplicemente specificare perché io ho detto no pur non avendo fatto questo tipo di esercizio, per cui non sono molto pertinente al testo. No, perché nelle nostre classi, che sono classi dove sono presenti molti extracomunitari, dove sono presenti molti ragazzi che hanno difficoltà ad esprimersi in italiano e a capire l'italiano, andare a chiedere certe cose diventa un diminuire la loro motivazione ad apprendere, perché si va al di là di quello che loro possono effettivamente capire. Allora, io queste parole le uso in duplice veste, ma quando sono in terza e faccio l'analisi del periodo, per cui dico ipotassi, paratassi, perché ho fatto anche subordinate, coordinate, eccetera. Queste cose le posso fare, però posso anche dire la parola semplice, allora guardate, queste sono sullo stesso livello, queste invece sono in una gerarchia. Però questo arriva dopo che si è fatto un lavoro di introdurre ragazzi all'italiano, cioè ad appassionarsi all'italiano, a cercare di vedere il testo non come un nemico, ma qualcuno che ti comunica qualcosa che è pertinente con la tua vita. Perché altrimenti, oltre ogni ulteriore lavoro, diventa per loro insignificante. Altri? Allora possiamo passare all'altra tipologia di lavoro. Prego, prego. Un po' più forte, Roberta, gli dai il microfono. Grazie. Eccolo. Noi sempre in merito a questo testo, a testa alta, abbiamo avuto, abbiamo avuto difficoltà a interpretare la seconda domanda, quella relativa dopo la lettura. Considera le informazioni che vengono date nello spazio delle prime due righe. Quale tipo di stile ti ricorda questo fenomeno e perché? Cioè il termine fenomeno, onestamente, ci ha un attimo spiazzato. Cioè, poi abbiamo provato a dare una nostra risposta, cioè che lo stile di queste diciamo prime due righe ci ricordava uno stile diciamo teatrale, quasi un copione di una sceneggiatura. Ecco, noi abbiamo pensato a questo. Però il termine fenomeno non lo abbiamo capito. In realtà è perché nelle prime due righe vengono date le cinque risposte: chi, cosa, succede, quando, come, in che modo. Quindi lo stile era quello giornalistico. Si ricollegava al fatto che quindi il fenomeno in senso generale, la parola è usata in senso generale, il fenomeno cioè di introdurre nelle prime due righe. Sì, quale genere testuale ti richiama questo stile sarebbe stata la domanda, però ora considerato il abbiamo usato un termine in modo generico per dire che lei, essendo l'autrice una giornalista tra l'altro, ci sembrava un modo per riprendere, no, perché se io sono in classe capisco l'obiezione della collega sulla diciamo complessità del lavoro, però il testo va analizzato anche in questo modo perché altrimenti poi non si impara né a comprendere e neanche a scrivere, purtroppo, ahimè, magari cercando testi che possono essere più coinvolgenti, più semplici, meno strutturati. E dicevo, naturalmente io insegnante che do la provocazione, cerchiamo di capire che mestiere svolge questa l'autrice. Immaginavamo che l'insegnante avrebbe dato la risposta, l'autrice è una giornalista per l'appunto e quindi veniva subito poi la risposta, no? Lo stile prettamente giornalistico che è dare immediatamente la risposta alle 5 WH, abbiamo visto prima, nello spazio delle prime due righe del brano. Quindi già è già tutto detto nelle prime due righe, poi quello che viene dopo è naturalmente il punto di vista che il narratore qui ti fa vedere in maniera proprio molto bella e molto chiara, però l'avvenimento è già descritto. C'è un'altra domanda? Intanto è vero che questo, io ho fatto l'esercizio 2 per cui sono diciamo scarsamente preparato sul primo, però è stato tutto interessante, compreso la precisazione della professoressa, è ovvio che è un esercizio rivolto a noi, ne guarderei bene, cioè lo dovrei filtrare, però vorrei un pochino dire, a me ha colpito la parola solo, solo, l'aggettivo dice un uomo buono solo. Io intanto poi tutti i pronomi che seguono, lo è una nota dolente, è una musica, c'è una musica dietro, una musica molto dolente secondo me. E questo aggettivo spiega la frase di Don Pino Puglisi, me lo aspettavo. È lì il punto secondo me. Io lavorerei in qualche maniera sul fatto che
gli è capitato quello che gli è capitato perché è stato lasciato solo sostanzialmente. Questo penso sia la sostanza, ecco. Poi e poi mi ha colpito un verbo, sorrise, cioè uno sta per crepare e che fa? Ride. Un ragazzo dice scemo, no, non è scemo, è semplicemente che lui ha una visione diversa, è un sacerdote per cui crede in una vita ultraterrena, ecco, tutte queste cose secondo me per i ragazzi invece sono molto interessanti da discutere. Infatti una delle domande era, nel testo l'assassino è definito immobile? E quindi la richiesta era ai ragazzi, andate a vedere invece gli aggettivi che sono attribuiti al sacerdote, tra cui quindi c'era solo e disarmato, quindi mentre lui è in movimento, anche se è solo, però è in movimento perché sorride, perché fa delle azioni, gli assassini sono immobili. L'unico aggettivo con cui si riferiscono gli assassini è immobile. Quindi c'è una scelta semantica potentissima in questo testo da parte della scrittrice, sono d'accordo, grazie. Allora io passerei adesso alle altre due, agli altri due tipi di lavoro, perché anche quelli credo che possano suscitare dibattito, come si diceva un tempo. Ecco, prego, bene. Cominciamo dalla riduzione? Sì. Io volevo fare solo un'osservazione sul conteggio delle parole. Sì. Siccome eravamo riusciti a toglierne diverse facendo la riduzione, ma non ci sembrava di averne tolte 500 e spiccioli, perché no, 602 non sono le parole. Ma per... Sono le battute, i caratteri, perché 602 non sono le parole. No, certamente no. Ecco, no, perché non era... errore, sì. Infatti sì. Siamo stati bravissimi noi, perché ce ne erano venute 69, è un prodigio. No, no, erano le battute, qui c'è stato un errore allora. Sì, sì, va bene. Allora ma comunque le parole questo. Erano per il riassunto, vi si chiedeva. Sì, 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 però era una curiosità che era venuta fuori nel momento in cui avevamo fatto il conto. Nasce dal fatto che Stefania prima, ti ricordi Stefania, avevi segnato le battute e poi invece siccome volevamo appunto farvi lavorare sulla riduzione di parole, guarda un po' quante sono, le puoi vedere sulla... Vabbè. Se vuole dire la sua proposta. Sì. Allora, la proposta che abbiamo fatto noi tre era quella di... Siamo riusciti a dimezzarlo praticamente, perché da 135 siamo arrivati a 69 parole, che non era la consegna, però è per renderci conto noi di cosa avessimo tolto. Quindi mi dice il riassunto, non la... La riduzione. Sapendo quante sono le parole, che non era richiesto, ma siccome l'abbiamo contate, esatto, ecco, si della sanno. Riduzione, come aveva detto prima Stefania nella presentazione... non era stata data un'indicazione precisa, nel senso che voi potevate levare le parti che ritenevate non essenziali per la comprensione di quel testo. Certamente, come dice la collega, noi abbiamo comunque contate perché capivamo così quanto avevamo ristretto il nostro testo. Prego. Dite quello che avete tolto, forse si fa prima perché è inutile rileggere abbiamo il testo. Abbiamo tolto, allora, è un presidente della città di... residente. Scusate, ho lasciato il nome, è un residente, non un presidente, sì. Della città di... la pronuncia la evito, sì, ed è. Sì. Quindi poi abbiamo tolto. Aspetti, me lo segno così. Sì. Ah, ecco, bene. Ed è fino compreso. Quindi da un residente fino ad è. Sì. Li Guixin diventa è il primo uomo che. Bene, okay. Andiamo avanti. Poi dopo il punto abbiamo tolto in questi giorni. Sì. Poi alla terza riga abbiamo tolto il secondo più alto. Sì. Alla quarta riga abbiamo tolto da cinese fino alla aspetta, E compresa. Aspetta. Quarta riga, scusa? Da cinese. Quindi nella capitale rimane. La capitale rimane cinese. Lì. Fino alla E compresa, che precede Guixin. Sì. Poi alla riga successiva abbiamo tolto da per fino a situazione. Sì. Poi abbiamo tolto anche. Nella riga successiva? No, nella riga accanto a E, a anche abbiamo anche. Tolto, accanto a chiesto. Sì. E poi abbiamo tolto tutto il discorso diretto, lasciando semplicemente le vere vittime di questo disastro ambientale siamo noi, racconta i giornalisti. Quindi non più in discorso diretto? Sì, sì, l'abbiamo lasciato come discorso le vere diretto, vittime. Ma solo con quell'affermazione sì. lì. Okay. E poi abbiamo tolto tutto il resto. Un momento, ora vediamo altre soluzioni. Un tentativo.
Ok, tutto il discorso. Sì, sì, leggetelo. Volete voi. Che proviamo a leggerlo? Sì. Ascoltate. Questo lo passo. Sì. Li Gishin è il primo uomo che tenta una causa contro il governo per l'inquinamento. Le autorità di Pechino hanno ordinato la chiusura o la riduzione di lavoro a più di 100 fabbriche dopo aver innalzato al grado arancione l'allarme inquinamento nella capitale. Gishin ha deciso di perseguire legalmente il governo e ha chiesto un risarcimento danni. Le vere vittime di questo disastro ambientale siamo noi, racconta ai giornalisti. Ecco, se posso dire una cosa, ci siamo abbastanza, perché questa era un'esercitazione per capire come accorciare, come ridurre il testo, lasciandolo però pienamente nella sua regolarità sintattica e grammaticale. Quindi ci siamo. Il discorso è diverso a livello di riassunto, perché infatti, siccome io ho già proposto questo testo a un altro pubblico di insegnanti, per esempio mi negavano che fosse possibile togliere chiedendo ai cittadini di non uscire di casa, perché a loro sembrava un elemento tolto, per esempio. Voi l'avete tolto. Noi abbiamo fatto il riassunto e l'avevamo tolto a questa informazione. Sì, ecco, in questa fase di riduzione anche l'avete in quella tolto. Del riassunto l'avevamo ecco, tolto. Ecco, per alcuni no, però voglio dire, ora parliamo dopo del riassunto. Sì. Nella fase di riduzione va bene, perché come dire, torna il testo, ecco, a noi interessava questo, perseguire legalmente il governo, e infatti questa è una subordinata che può essere tolta senza incidere sulla correttezza, e anche, sì, anche va bene, si può togliere un risarcimento danni. E poi sì, il motivo per cui sto facendo questo è perché sì, le vere vittime siamo noi. Racconta il generale che ha dovuto sostenere le spese importanti, sì. Il primo rigo, Ligishin, è un residente della città, è il primo uomo, sì, ecco, anche qui è chiaro che sono due, si direbbe, predicati nominali, molto banalmente, per cui è possibile eliminarne uno secondo le proprie preferenze, però mantenendo la validità in piedi, la grammaticalità dell'enunciato, ecco, questi, sì, in questi giorni, eccetera. Ecco, per esempio, una espressione come in questi giorni, che qui può essere tranquillamente eliminata perché non compromette la correttezza sintattica e della superficie del testo, potrebbe essere oggetto di dibattito in un riassunto. Perché come si fa a eliminare un elemento temporale? E d'altra parte anche lì, quando dice Li Gishin è un residente della città, ora, Li Gishin grosso modo si capisce che è cinese, però è anche vero che dove, quindi anche questo, ecco, questo per fare una comparazione abbreviata fra le due modalità di... Sì, ma infatti noi nel riassunto l'avevamo fatto molto diverso dalla certo, riduzione. Certo. Ora, si discuteva ora, appunto se andava... Ora ci arriviamo, sì, no. Sì, sì. Ecco, vediamo un po' se ci sono altre... Sentiamone un altro magari, un'altra riduzione, prego. Cella tutto il giallo e lo rifai. Sì. Non si capisce il motivo per cui lui ha chiesto risarcimento, che invece è un'informazione indispensabile. Quindi la dichiarazione che lui fa ai giornalisti non serve. Serve invece spiegare il motivo per cui ha potuto chiedere ed ha ottenuto risarcimento, che sono le spese quotidiane per non poter uscire di casa che voi avete levato. Magari si poteva levare per affrontare l'emergenza, però lasciare Li Gishin, che ha dovuto sostenere le spese importanti quotidiane, cioè quello sì, lei dice, no? Questo qui lo lasciava. Oh, ora siamo nell'ambito, si passa dalla correttezza grammaticale sintattica alla coerenza semantica. Vede com'è difficile, cioè. Comunque, sono due requisiti fondamentali, ci devono essere tutti e due, chiaramente, però è anche vero che tenerli distinti a volte non è facile. Cioè, nel momento in cui io faccio un taglio doloroso come questo, perché giustamente qualcuno mi potrebbe dire, ma scusa, cioè quello che ha detto lei in pratica, no? Dice, non si capisce perché ha chiesto il risarcimento se si leva questa cosa. È vero.
Cioè il risarcimento potrebbe essere... No, scusa, finisco il mio pensiero, ma per finire quello che penso è che magari le posso dare anche ragione, o forse no, però il testo sta in piedi. Sta in piedi, perché... No, no, perché è un'altra cosa. L'ha ottenuto, non si sa se l'ha richiesto, però l'ha richiesto, non si sa se lo ottiene. Perché il risarcimento potrebbe essere anche dovuto, cioè potrebbe essere stato chiesto per danni alla salute, si potrebbe, ma lui dice contro l'inquinamento, loro, l'allarme inquinamento nella capitale, ha deciso di perseguire legalmente il governo, cioè l'enciclopedia delle conoscenze ci può far dedurre che ha chiesto risarcimento perché c'è un danno alla salute per l'inquinamento. Ma voi siete sicuri che lui ha chiesto risarcimento solo per le spese importanti quotidiane? Ma c'è anche secondo me c'è anche un'implicatura sull'aspetto, diciamo, del danno alla salute, più che il danno. Ma ecco, come diceva la professoressa, appunto, è qui il punto, secondo me, perché evidentemente questo è un brano autentico, uno, cioè tratto volta. Proprio dal sito della Repubblica. Però un momento, poi dopo concludo il pensiero. Effettivamente, se devo essere sincera, anch'io ho pensato che chiedesse per affrontare l'emergenza. No, prima. Ah. L'allarme chiedendo risarcimento da anni. Per il fallimento nello stato. Sì, e ha anche chiesto un risarcimento danni. Risarcimento danni, io un po' ingenuamente avevo pensato che il risarcimento danni fosse dovuto non soltanto alle sue spese, ma a tutti gli inconvenienti economici che potevano derivare da questa situazione. Quindi vede, però questa non è colpa nostra, questo francamente è colpa di chi ha scritto il testo. Prima c'era dietro qualcuno, mi pareva. Ecco, la signora. Mi sembrava che dovesse parlare lei, no? No, perché noi avevamo già molto discusso su questo, comunque la coerenza del testo. Abbiamo avuto coraggio di andare oltre, quindi non è mai stato utilizzato. Illustre non si sa. Non c'è il nome. C'è la collega. Sì, sì, certo. È 10 alle 6, il riassunto non ce la facciamo a sentire. Ora va, sì. Dicevo, mentre con i miei alunni mi è capitato più volte... e anzi ci lavoro parecchio, di proporre loro un riassunto sia in forma più lunga che in forma breve, mantenendo inalterato il contenuto, non mi è mai capitato di proporre loro un esercizio di riduzione, a meno che non ci sia il bisogno. Abbiamo partecipato al concorso della Nazione, quindi di rispettare alcuni parametri per un articolo di giornale. Ora mi chiedevo, per quanto sia valido come esercizio, anche per vedere fino a che punto può rimanere in piedi una frase, no? Pur togliendo varie parti del discorso, come gli si può proporre un esercizio di questo tipo, se non come puro, non lo so, esercizio formale, un po' astratto, un po', cioè non mi domando come proporre un lavoro di questo tipo, che pur ritengo valido. Se uno, per dire, nella testa ha chiaro, e tutti noi l'abbiamo, la distinzione tra un fatto di coerenza profonda e un fatto di... coerenza semantica, di senso, di contenuto, come volete, e un concetto di funzionamento, diciamo così, superficiale,
perché testo, voi lo sapete, vuol dire tessuto, quindi si parla dei fili, quindi come funzionano questi fili, tengono in piedi la frase, il periodo, sì, no, non lo so. Se sono distinti questi due piani, è in questo senso che si può proporre due esercitazioni di questo tipo, perché nella seconda, che è quella del riassunto, è ammessa, per esempio, anzi forse proprio auspicata, la riscrittura, cioè la riformulazione. Nel primo no. Allora, perché nel primo no? Perché si tratta di vedere come quel testo può stare in piedi togliendogli determinate cose. E come dire, è una esercitazione, si direbbe, induttiva, perché è chiaro che se uno gli leva una cosa fondamentale, crolla. Allora la possibilità, capire che io posso togliere quegli elementi, se e il discorso funziona, allora vuol dire che io ho capito che ci sono dei legami sintattici fondamentali che devono restare in piedi e delle componenti accessorie, delle componenti circostanti che possono essere sacrificate. Dice, ma allora il senso non è più lo stesso. Momento, del senso parliamo dopo. Ecco, questo un po'. Sì, perché non è che... È chiaro che nella realtà le due cose stanno insieme. Difficile per i ragazzi, forse in una terza dove si fa proprio l'esame. Scusi professoressa, chiedo, siccome il problema me lo ponevo anch'io poco fa, questo, la sottolineatura del testo può essere funzionale al discorso della riduzione, cioè quando io invito i miei ragazzi, siccome io punto molto sulla sottolineatura, no? Testo di storia, insomma la comprensione, può essere un escamotage per verificare, perché di solito i ragazzi sottolineano tanto. Invece a noi interessa, sì, sempre che si faccia questo esercizio per estrapolare, può essere la sottolineatura funzionale, sì, strumentale. Sì. Ecco. Perché anch'io non fa, scusi se la interrompo, riduzione, devo dire, ho imparato, non si finisce mai di imparare, quindi ecco, ho capito la distinzione, sì, ma visto che noi lottiamo con il tempo... Io per esempio faccio molto la sottolineatura, anche perché sono un po' esperta io di questa roba e poi si rompe spesso. Mi piace sempre la Quale carta roba? Stampata, ma, mi sì, piace sempre il libro. Anche la carta. Con l'evidenziazione. Sì, 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 sì. Quindi questo mi impegna, per esempio in prima impiego molto tempo nel metodo nel discorso della sottolineatura. E quindi chiedo, può essere appunto... Secondo me sì, è il contrario. È chiaro che sottolineando lei fa un lavoro di riduzione in cui naturalmente bisogna stare un po' attenti, perché magari se c'è una determinazione di spazio, di luogo che è importante in un testo, non la può togliere soltanto perché è secondaria rispetto all'aspetto sintattico e grammaticale, questo è evidente. Sì, 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 sì. Sì, sì, no, ma secondo me può essere un buon sistema, soltanto che magari, ecco, è chiaro che poi quando noi si parla di, soprattutto noi che non insegniamo Scusate. Nella scuola, tutte le volte che noi si parla di metodi, di possibili esercitazioni, si fa qualche approssimazione, nel senso che oggi questa proposta che abbiamo fatto della riduzione da un lato e del riassunto dall'altra è anche un po' provocatoria, perché è evidente che poi le cose si intersecano. Non è possibile in un testo distinguere esclusivamente. Ora la sottolineatura va calibrata, siccome il fine è quello della comprensione del testo, va calibrata su tutti e due i versanti. Mentre invece se io penso non alla comprensione, al possesso del testo, ma all'analisi di un testo, cioè come è fatto un testo, allora posso tenere distinti questi due piani. Però nel momento in cui ci si vuole impossessare, quindi fare proprio il testo, e lì bisogna un po'
incrociare i due metodi, ecco. Allora, siccome il tempo vola, anzi è già volato, se possiamo sentire un riassunto, ecco, chi è che si propone per leggere il riassunto? Uno o due sarebbe l'ideale, vediamo. Tanto 50 parole si leggono velocemente, noi. Prego. Dai, loro, su. Ecco. Ci siamo. Sulla non lo so quanto fila, cioè, sono 48 parole. Va benissimo, c'era scritto massimo, meno ancora meglio. Perché se no ne venivano di più. Prego. 48 pezzi. Allora, sulla Repubblica del febbraio 2014 si legge di un cittadino cinese che ha sporto causa alle autorità di Pechino per le misure da esse adottate contro l'inquinamento ambientale. Il protagonista ha chiesto risarcimento per le spese che lui stesso ha dovuto affrontare in quanto vittima del disastro. Abbiamo levato su dati 5. Ah, sì, cioè forse sì, c'è questa parte un po' accessoria che può essere tolta, nel senso sulla Repubblica. In realtà noi siamo di fronte a un evento, a un fatto. È noto quello. E quindi di questo fatto dobbiamo dire chi, ora è naturale che ora io prendo questa cosa per semplificare molto, perché se poi mi sentisse un vero e proprio linguista mi direbbe ma questo non è un criterio, non è un criterio, ma insomma per comodità facciamo chi, quando, come, perché e dove. Allora sulla Repubblica è un dato accessorio che ci può stare perché ci sono anche dati accessori, però lei deve dire quando il fatto è successo, chi, e questo lo dice. Dove, questo lo dice, poi come e perché. Sì. Ci siamo, sì. Quello lì se lo può anche togliere. Una parte del testo. Un'altra parte del Prego. Testo. I nostri sono 50 precisi, ma ci sono ancora più dati accessori, non so se è fatto bene, si prova. La Repubblica del 25/2/2014 riferisce che lì, non so la pronuncia. Non importa. Va bene. Residente a ha per primo denunciato e chiesto risarcimento al governo cinese dopo la chiusura, la riduzione di lavoro a più di 100 fabbriche, dopo l'innalzamento del livello di inquinamento. Le vere vittime siamo noi, ha dichiarato ai giornalisti. E sono 50. Io direi va bene, allora abbiamo il chi, abbiamo il quando. Abbiamo il quando. C'è la data di Repubblica, non è chiarissimo, però c'è perché la qui il quando infatti non viene enunciato nel testo. Questo comunque è anche a tiro del è quindi, un po' empirico. Però chi, il quando, il perché, il come è stata fatta questa, come si è svolto questo evento. C'è scritto la chiusura delle 100 fabbriche per l'innalzamento dell'inquinamento. E il che mi manca? Cioè, sia la città c'è. Chi, come, dove, quando? Come, quando e perché? Sì, direi che tutto. Ci siamo. Direi che ci siamo. Perché vede, lei ha fatto una cosa che è immediatamente successiva a quella schematizzazione in. Questo veramente lo dice anche un linguista vero e proprio come Seriani, che elenca le unità informative. Ora, che in questo caso, trattandosi di un articolo giornalistico, le unità informative corrispondano alle famose regole imposte al giornalismo, può andare bene. Certo, se non fosse un testo giornalistico, magari ci sarebbero altre chiavi interpretative. Il punto è di individuare le unità informative e riformularle restringendole. Questo però mi pare che ci siamo. Qualcun altro vuole leggere Devo la propria? Devo aggiungere una cosa, entrambi avete messo i riferimenti al titolo del giornale e alla data. In realtà mi sembra proprio Seriani, dice questo non è una parte del testo e quindi non va, è come quando i ragazzi fanno riassunti. L'autore afferma che... Però l'errore è lì, altrimenti non c'è il quando.
Siccome manca il quando, è l'unico aggancio temporale che c'è. Siccome c'è 25 febbraio, in questi giorni. Ma se si fa il riassunto del testo bisogna entrare nel testo. Sulla Repubblica del non è parte del testo. Secondo nel febbraio me, del... Questa può essere una scappatoia, diciamo, ecco. Però di solito l'intestazione non rientra nel testo. Sì, ecco. Prego. No, dategli il microfono perché non sentiamo. I Guixin ha intentato una prego contro il governo di Pechino per non essere riuscito ad arginare l'alto grado di inquinamento della città, nonostante la chiusura di più di 100 fabbriche. Dichiara di aver fatto tutto questo per rendere consapevoli i cittadini dei danni che subiscono. Perfetto, quante parole? Perfetto. Guardi, io direi che così è perfetto, ma anche per un motivo così. Oppure potevamo aggiungere nel febbraio 2014 Li Guixin ha intentato una causa e diventavano 50. Anche per un motivo lo trovo molto corretto, perché in fondo è un discorso molto esplicativo, piano, senza particolari complessità sintattiche, diciamo, quindi sul piano dell'enunciazione è chiarissimo, sì sì. Prego. Una cosa riguarda quello che dicevano le mie colleghe. Cioè, io faccio questi tipi di esercizi a scuola e la riduzione, e diciamo che lo utilizzo anche come esercizio propedeutico, riassunto vero e proprio. Poi faccio la generalizzazione e la rielaborazione, cioè faccio tutti e tre gli esercizi in modo che poi alla fine viene fuori il riassunto, li faccio esercitare in maniera distinta e poi anche insieme, anche ad esempio se si trovano i vari tipi di montagna, con gli iperomini, no? Ci mettono la classificazione, ecco, li faccio riconoscere nel testo, cioè le utilizzo tutti e tre per poi arrivare alla rielaborazione finale, ecco. Tenendo conto, sì, però allora questo ha più diciamo una valenza per sintattica, se vogliamo, no? Di coerenza. Ma in questa maniera già loro riducono un po' il testo, incominciano ad avvicinarsi. Negli altri riducono, classificano attraverso una parola che è comprensiva di altre, no? Quindi le stoviglie, i piatti, i bicchieri, eccetera, stoviglie in questo senso. Categorie. Beh, scusi, il terzo tipo di lavoro è una classificazione, una nomenclatura? Una nomenclatura. Poi viene anche un discorso invece, diciamo, legato alle 5V, alla rielaborazione. Però ecco, fanno vari tipi di esercizi per arrivare poi alla... Sullo stesso testo? Anche sullo stesso testo, sì. Grazie. Chiudiamo qui? Sì, vi insegno un trucco perché che sulle Atone e Tonic, sui pronomi Atoni e Tonici, perché mi ci sono trovata anch'io, cioè i miei studenti non del triennio. Grandi. Non grandi, molto più grandi dei vostri, non sapevano distinguere un pronome Atono da un pronome Tonico. Allora, un sistema abbastanza semplice, non è correttissimo dal punto di vista linguistico, ma è piuttosto intuitivo, è quello di dirgli il pronome che può stare da solo in una frase e quello che non ci può stare. Cioè, posso dire io? Sì. Posso dire mi? No. Non sta in nessuna risposta di nulla. Un po' rischioso dal punto di vista linguistico, perché naturalmente ogni parola può essere citata e quindi dotata di accento proprio anche se non ce l'ha, però dal punto di vista, diciamo come regoletta, modo banale, funziona, perché capiscono la differenza. Poi chiamarli clitici... È stato censurato anche a me il termine clitico. Sì, in un manuale per l'università mi hanno detto che il clitico era troppo difficile, sì, e mi hanno fatto usare pronome atono e pronome tonico. Va benissimo, gli si può ancora dire pronome con l'accento e pronome senza accento.
non, e va bene lo stesso. La cosa importante è che abbiano chiaro la differenza, perché la differenza è importante. Un sistema, vi dico, non esattissimo dal punto di vista linguistico, ma che funziona, è tu stai in piedi da solo, loro stai in piedi da solo, me, ci, vi, no. Diciamo così, è possibile dare una risposta a una domanda che abbia mi? No. Ecco, questo a loro fa capire la differenza tra con accento e senza, cioè, almeno con i miei ha funzionato. Grazie. Grazie alle nostre relatrici.